Il minuto di silenzio che poc'anzi abbiamo osservato inizialmente ci ha ricondotto, come è giusto, anche se non passa mai dalle nostre menti in questi giorni, a quanto è avvenuto nei giorni scorsi a Parigi, ai pericoli che vi sono sulla nostra convivenza. Ma questo rafforza. Questo volersi opporre alla violenza frutto di intolleranza e oscurantismo rafforza l'impegno alla formazione culturale, l'impegno a stimolare cultura, a farla crescere, distribuirla, diffonderla. Era già Epitteto, se non sbaglio, che diceva: la cultura vi farà liberi. E tanti, tanti uomini di cultura, tanti studiosi, tanti scienziati, tanti pensatori hanno sempre ribadito questo ammonimento: la cultura rende liberi.